E anche quest'anno il Giro d'Italia ha attraversato la nostra città durante la quinta tappa che vedeva i ciclisti partire da Modena e arrivare a Fano. Cittadini appassionati si sono riversati nelle strade di Faenza per applaudire al passaggio dei ciclisti. Lei è un appassionato di biciclette? Sì, amatore di Riolo Terme, sì, esatto. E da tanto che segue il Giro d'Italia? Sì, da tanti anni, ma non ho mai l'occasione di vederlo come mi parerebbe a me. Quindi è la prima volta che vede la tappa che passa da Faenza oppure no? Delle altre, però mi piacerebbe andare su quando vanno su nelle Dolomiti. Corro anche, faccio gare agonistiche, Faenza sappiamo tutti che è una meta molto rinomata per il Giro d'Italia e oltre che aver ospitato arrivi di tappa appunto ospita anche questi passaggi transitori. Seguo molto il ciclismo in televisione, lo pratico anche come sport e non vedo l'ora che passino i ciclisti per vedere un po' misurarmi con questi campioni. E da tanto che segui il Giro d'Italia? Ma abbastanza, quando è possibile tutti gli anni, andiamo, sia, facciamo anche delle trasferte possibilmente in montagna per vedere delle tappe un po' più interessanti. Tipo? Tipo siamo andati all'epoca di Pantani tutte le volte che potevamo a vederlo, adesso un po' meno per via anche problemi familiari. Sono un appassionato da 50 anni, sono un vecchiaccio da 80 anni, ma la bicicletta è sempre la favorita. Mia moglie mi diceva una volta, io non ho sposato un uomo, ho sposato una bicicletta. Io ci vado per star meglio, per fare un po' di movimento. Ma il Giro d'Italia lo segue? Sì, un po', non un po' sì. Sono tifoso e appassionato e quest'anno tifo per Ivan Basso perché spero che torni ad alti livelli perché sono quelli che si merita. E per adesso come è posizionato? A metà classifica, quindi diciamo che appena incominciata speriamo che con le montagne si riprenda un pochino. Per chi tifa quest'anno? Ah, guardi, Mascarponi o Basso, uno dei due. Ovviamente per Basso. E come è posizionato? Ma posizionato non ancora bene, perché ieri non ho visto la tappa, ma qualche secondo ce l'ha, anche, forse anche qualche minuto. Ma sinceramente simpatizzo per Domenico Pozzovivo o Michele Scarponi, che sono italiani di punta per questo giro. E come sono posizionati? Adesso Pozzovivo nelle tappe di pianura soffre un po', però lo aspetto nelle grandi montagne e la stessa cosa vale per Michele Scarponi. Noi ne abbiamo pochi degli italiani, ma sono sempre per quello che ha vinto il Giro d'Italia l'anno scorso, perché mi piace scalare, anche se sono un po' pesantino, ma me la cavo ancora a 80 anni. Faccio il tifo ma per tutti gli italiani, diciamo, in particolare, non so, Scarponi che è il vincitore dell'anno scorso. Perfetto, e quindi comunque sei contento che il Giro d'Italia passi anche per Faenza? Sì, sì, cioè vedere questi campioni nella mia città mi dà di certo soddisfazione. Basso, basso, sempre basso. Francesca Diletta per Faenza Web TV.